Buongiorno a tutti. Voglio esprimere prima di tutto la mia gioia come parroco di questa Chiesa Madre, perché un'altra preziosa opera di arte, di cultura, di storia e soprattutto di fede viene riportata allo splendore originario. Insieme a questa gioia accolgo tutti, quindi ringrazio di cuore Sua Eccellenza il Vescovo prima di tutto per la presenza, perché ha accettato di presenziare questo momento importante per questa nostra comunità grammichelese. Insieme a Sua Eccellenza il Vescovo accolgo e ringrazio il signor Sindaco, il professore Greco e quindi il dottore Alberto Samonati, l'assessore regionale dei beni culturali dell'identità siciliana, l'onorevole Giuseppe Compagnone dell'Assemblea regionale siciliana, l'architetto Donatella Aprile, la sovrintendente dei beni culturali che arriverà a momenti, c'è qualche ritardo perché doveva passare, mi pare di aver capito, da Militello. E quindi la dottoressa Carmela Cappa, che è funzionario della sovrintendenza ai beni culturali e quindi storica dell'arte. Alla dottoressa Maria Scalisi, che è la presidente dell'equipe dei restauratori, e quindi il professore Scacciante, che adesso, dopo i saluti del signor Sindaco, ci illustrerà brevemente la storia di questo progetto che si è completato con questo restauro. Quindi grazie a tutti di cuore e vogliamo esprimere questa gioia e questa gratitudine facendo insieme un bel applauso a tutti quanti. Buongiorno, io sono lieto stamani di raccogliere l'architetto Samonato, presente di Sua Eccellenza, per ringraziarlo pubblicamente per averci consentito di recuperare una immagine sacra che, voglio dire, mi ha meravigliato, grazie anche ai restauratori, è una grandissima bella opera che vediamo alla città e in questo l'opera del nostro amico e concittadino, onorevole Compagnone, è stata fondamentale per raggiungere l'obiettivo. L'architetto, dottore Samonato, oggi sarà una giornata intensa, le faremo visitare Palazzo Fragapani, che diventerà il centro culturale della nostra città, dove speriamo anche di allocare il museo archeologico, che in questo momento è ospitato presso il Palazzo Comunale, che avrà modo di visitare. Ci auguriamo in questa opera che ci verrà impegnati nei prossimi mesi o qualche anno di poter anche recuperare delle opere che sono al Museo Paolo Postini di Siracusa e qualche altra opera che credo sia nei magazzini della Sorrento. Per fare il museo archeologico, vuol dire, la traccia della nostra storia da 8 anni, indietro e anche avanti. E poi andremo al parco. Andremo al parco che è un luogo di memoria, ma è un luogo anche ricco di reperti, solo in parte recuperati e conosciuti. C'è tanto altro, purtroppo anche, come dire, è stato, è
straordinario al teatro. È una giornata che dedichiamo alla cultura, poi il primo pomeriggio so che lei dovrà lasciarci non tardi, faremo un incontro veloce con le associazioni culturali della città, alcune delle quali sono un popolo dell'arco, ma anche le altre attività culturali, che sono poi la forza di questa nostra città. Come lei sa, Assessore, i enti locali vivono una fase difficilissima. Noi alcune cose stiamo riuscendo a fare, soprattutto grazie al volontariato di questa città che ci consente di essere presenti come comunità in tutte le iniziative culturali più importanti. Mi fermo qua per rinnovare il ringraziamento per la sensibilità che ha avuto nei confronti della nostra città e impegnare ancora di più il nostro concittadino e amico, l'onorevole Compagnone, a favore di questa nostra comunità. Grazie. Adesso ascolteremo i paesi che scacciamo. Io ho scritto per evitare di perdere tempo. Auguro una buona e bella giornata a tutti. Sono il professor Salvatore Scacciante. Da vari decenni mi occupo dei beni culturali della mia città e in particolare delle chiese, delle arti figurative e delle tradizioni religiose in esse presenti. Questa chiesa madre, la più grande e bella della città, ha vissuto tante vicissitudini da quando fu aperta al culto nel 1757, dopo circa 33 anni di lavori di costruzione. Ovviamente tralascio tale vicissitudine. Dico soltanto che, avendo subito notevoli danni a causa del terremoto del 13 dicembre 1990, la chiesa fu chiusa al culto a più riprese e in ultimo, dal 1 febbraio 2004 al 18 dicembre 2011, per i necessari lavori sia di consolidamento sia di restauro, prima della parte esterna e poi di quella interna. Il restauro della parte interna riguardò quasi tutti i materiali nativi, architettonici e ornamentali. Fu un bel restauro complessivo in relazione ai bassorilievi della volta, del transetto, del presbiterio e della trapeazione, come tutti possiamo guardare. Restauro che fece emergere e mise in risalto i bei colori originali delle scene, delle figure dei santi e dei profeti, degli sfondi, delle cupolette e delle navate laterali, della magnifica fascia sottostante l'altra ambiazione con il suo prezioso azzurro lapislazzo. Però negli ultimi mesi dei lavori fu scoperto mediante piccoli saggi l'affresco originale del battistero, dove le figure di Gesù e di San Giovanni Battista si intravedevano più grandi e in posizioni invertite. Che cosa era successo? L'affresco originale, probabilmente della metà circa del Settecento, di autore ignoto, aveva subito delle modifiche tra il 1830 e il 1852, parlo del reverendo Rosario Fragatane, oppure tra il 1935 e il 1939, parlo con il reverendo Filippo Granato e direttore dei lavori, il professor Mario Albertella di Milano. Le modifiche avevano incautamente coperto a tempera l'affresco precedente con il medesimo soggetto e avevano invertito le posizioni dei protagonisti. Gesù a destra inchinato e coi piedi immersi nell'acqua del fiume Giordano e San Giovanni Battista a sinistra più in alto con i piedi su una piccola roccia, cioè come l'avevamo vista in tanti nella seconda metà del Novecento.
Purtroppo, al termine del restauro del 2011, la somma stanziata per il restauro complessivo si era esaurita e così si decise di rinviare a dopo il restauro del ponte battesimale e intanto per riaprire al culto e subito la chiesa. Fatto che avvenne il 19 dicembre 2011 con una grande festa popolare di riapertura della matrice, alla presenza delle massime autorità religiose e civili della regione, della provincia, della diocesi e del comune di Gianchieri. Alla festa parteciparono moltissime fedeli di tutta la città. Provavamo tutti una grandissima gioia, che però rimaneva in parte velata e incompleta, perché proprio mancava il restauro del ponte battesimale e del suo grande appreso. Peraltro, rimasto poco leggibile e bello a causa dei saggi e della dominante sovrapposizione della seconda versione, quella a tempera, sulla prima versione, quella in appreso. Fortunatamente il sindaco di allora era il presente onorevole Giuseppe Compagnoni, attivo e sensibile per il bello e il bene della città, il quale fece presto redigere un progetto di restauro del battistero e poi dall'allora presidente della regione, onorevole Raffaele Lombardo, nostro concittadino, ottenne un buon finanziamento. Nessuno purtroppo si curò abbastanza e subito della concreta realizzazione del restauro. Ci furono il Giubileo della Misericordia, il segno del Giubileo della Misericordia, il Cristo, la morte del parroco Don Mariano. Si perse del tempo, il tempo passò inesorabilmente, tanto che il successivo presidente della regione, in due tornate successive, forse per altre necessità, stornò i fondi verso altri limiti. Non verso altri liti, i fondi stanziati e ancora non utilizzati nei beni culturali, non solo di Ferrovie, anche di tanti altri comuni della regione. E così Ferrovie perse quella bella occasione e rimase in attesa di tempi migliori. Successivamente, divenuto parroco della matrice Don Salvo Luca, che non vedo per necessità sopravvenute, e ora il rettore del seminario vescovile di Caltagirone. Quindi abbiamo cercato la pratica del restauro per chiederne il rifinanziamento. Purtroppo non l'abbiamo trovata né al comune, né nella parrocchia, né nemmeno alla regione. Si è trovata soltanto la lettera del parroco che inviava in una osta della sovrintendenza alla regione. Così, assieme a Don Sacco e all'onorevole Filippo Compagnoni, che si è sempre benevolmente interessato, bisogna dire la verità, si è deciso di redigere un nuovo progetto di restauro, un po' più contenuto nell'importo per la necessità di limitare la spesa e perché il copriponte a Pulvo era stato restaurato a cura dei devoti dei Santi Patroni. Il progetto è stato inviato al Presidente della Regione e dall'Assessore ai Beni Culturali, Ambientali e dell'Identità Siciliana, che qui oggi ci onora autorevolmente della sua presenza e che ringraziamo. Sto per finire. In data 24 giugno 2020 si ottenne nulla osta al restauro da parte della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, qui oggi autorevolmente e benevolmente rappresentati dall'architetto, dottoressa architetto Donatella Aprile, che sta per venire, dalla dirigente del dottoressa Carmela Campa, storica dell'arte, e dalla restauratrice dottoressa Maria Scalzi, qui presente. A dicembre 2020 l'assessore regionale ai beni culturali finanziò un'altra volta il progetto del restauro del nostro battistero e ne affidò l'esecuzione alla stessa sovrintendenza, la quale ha sollecitamente avviato i lavori e alcuni giorni fa ha brillantemente portato a compimento l'opera con grande impegno, competenza e passione artistica. Grande oggi è la soddisfazione di noi tutti, fedeli e cittadini di Ferrovie, che finalmente possiamo vedere la nostra matrice restaurata al completo e così godere di un'opera
d'arte che fa onore alla nostra città, a chi nel tempo la volle e la fece seguire, ed a quanti hanno lavorato per la sua piena fruibilità, persone alle quali va il nostro grazie sentito e meritato. Nuovamente grazie e auguri a tutti. Professore Scacciante, per questa bella ricostruzione, e adesso cedo la parola al nostro Samonà, assessore regionale. Grazie padre, devo dire che quando ci si incontra in luoghi come questo, poc'anzi commentavo la bellezza di questo luogo di culto, anche artistica, e lo si fa per inaugurare un bene culturale restaurato, quindi riportato all'originario splendore. Poc'anzi ne parlavo con la dottoressa Scalisi di questo, e mi ha fatto vedere le fotografie di queste tempere che hanno coperto l'originario affresco, invertendo anche il motivo religioso, invertendo i protagonisti dell'affresco. Ecco, quando si visitano luoghi per inaugurare qualcosa che ritorna veramente alla fruibilità di tutti, è una festa. Devo dire che uno dei primi incontri che ho avuto con l'amico Pippo è stato quello relativo proprio alla fonte battesimale e all'affresco. Ero da pochi mesi assessore, e il racconto che ha fatto poc'anzi il professore me lo fece per sintesi, l'onorevole Compagnone, e io rimasi, devo dire, basito per come a volte passano decenni quasi, senza che in qualche modo ci si occupi, sì, voi sì, ma perché voi amate il vostro paese, la vostra città, la Chiesa, ma a volte le istituzioni lasciano passare il tempo, si dimenticano. Allora, quello che è avvenuto a Gran Michele in realtà è avvenuto in gran parte della Sicilia, eccellenza, e sono tantissime le testimonianze del nostro patrimonio culturale che abbiamo trovato in condizioni, e ancora molte lo sono, in condizioni, uso un termine diplomatico visto il luogo, critiche. Ecco che è dovere di chi amministra è cercare di far quadrare i conti, ma fare in modo di impiegare le risorse per azioni virtuose. E quali possono essere, per chi è assessore dei beni culturali, queste azioni, se non di recuperare testimonianze del nostro patrimonio storico-culturale? E la Sicilia è unica da questo punto di vista, sia come architettura e arte sacra, sia, poc'anzi si parlava del parco archeologico, le vestigia del passato più antico, più remoto, e dunque i reperti. E se oggi in Sicilia ci sono 73 missioni archeologiche attive, oggi, negli ultimi 2 anni, vuol dire che evidentemente qualcosa è cambiato anche nell'immaginario collettivo di ciascuno di noi, della gente comune, non soltanto di chi amministra, perché evidentemente si comprende che la cultura, il patrimonio culturale, deve essere tutelato, deve essere valorizzato, non è un orpello, ma è parte essenziale della nostra identità più profonda. E quindi per me è un onore, un piacere essere a Gran Michele. Dicevo poc'anzi al sindaco che è la prima volta che io vengo a Gran Michele, devo dire che ho avuto poc'anzi il piacere di ammirare questa bellissima piazza restaurata da pochi anni, e il cuore di questa città, che da quello che mi è stato detto poco fa, le associazioni che sono attive sul territorio che incontreremo più tardi, delle tante idee, ecco, quando una comunità si stringe attorno a idee, alla volontà di rinascere nella cultura, penso che vinciamo tutti, perché veramente la direzione che al di là delle ideologie, degli schemi, dei colori, eccetera, possiamo intraprendere tutti con l'amore per la nostra appartenenza più profonda, quella più sincera. Quindi io ringrazio lei, Vescovo, per essere qui con noi, e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo lavoro, ovviamente la dottoressa Scalissima, la sovrintendenza.
questa Camera in rappresentanza dell'architetto Aprile, della nostra sovrintendente che arriverà tra poco, perché è lo sforzo di tutti quello che dà risultati. Ecco, quando c'è lo sforzo di tutti, i risultati arrivano. Quando qualcuno si volta dall'altro lato, allora c'è un problema. L'importante è non voltarsi mai dall'altro lato, cercare veramente di affrontare con quello spirito di servizio gli impegni. Saluto, colgo l'occasione per salutare appunto le autorità ovviamente religiose, civili e anche militari presenti oggi e anche le associazioni di volontariato che sono presenti. E grazie ancora a tutti. Ti consegno la storia di questo
paese, la storia di questa chiesa, la storia di questa comunità. Io mi sono occupata anche del restauro della chiesa, ma quello era il pezzo mancante, l'elemento importante. Qui l'eccellenza lo sa benissimo, le fonti battesimali nel mondo antico, nella chiesa antica, nella chiesa dei primi cristiani. La fonte battesimale era il momento di apertura del cristiano, l'adulto alla comunità dei fedeli. E la fonte battesimale è l'inizio, il momento del percorso, il momento della rinascita. Come non poteva essere rinvigorito, rinascere questa chiesa se mancava proprio la fonte battesimale, come le tutte le chiese messe lì ad accogliere, a dare a ricondurre attraverso la bellezza, attraverso il nuovo, attraverso la sacralità dell'acqua e del battesimo, ricondurre tutta la storia dell'umanità alla fede. Non poteva non essere. Allora quando si cominciarono i lavori, era una giornata abbastanza ventosa, eravamo fuori, abbiamo consegnato i lavori alla ditta, si rinasceva ed è rinato, perché abbiamo scoperto man mano anche il fondo, abbiamo rivisto quel paesaggio. Il momento più bello è stato quando la Maria Sgherisi ha trovato la catena con cui viene versata l'acqua sulla testa di Cristo, non si vedeva, l'abbiamo ritrovato. Sono quelle cose che sembrano nulla, che sembrano qualcosa di poco, ma che invece danno, ricostituiscono il linguaggio, ci danno la possibilità di capire e la possibilità di raccontare. Questo racconto della storia deve essere il messaggio che deve essere trasferito ogni volta, e ogni volta che si fa un restauro non deve rimanere, ma deve essere un racconto che deve continuare, deve essere valorizzato. Si devono fare dei percorsi nel museo diffuso per far conoscere questo lavoro, che è un lavoro di tanti, ma è un lavoro collettivo di tanti, ma è un lavoro di tutti, se tutti ne prendiamo coscienza. E se tutti prendiamo coscienza del nostro essere, del nostro esistere, della nostra identità, abbiamo fatto forse bene a noi stessi, ma l'abbiamo fatto bene al patrimonio di tutti noi. Grazie. E quindi la dottoressa Scalisi conclude. Salve a tutti, sono Maria Scalisi, restauratrice. Come appunto avete ben sentito, sono stata io ad occuparmi con la mia team del restauro sia dell'affresco che del ponte battesimale. Come tutti già hanno abbondantemente spiegato, le immagini delle precedenti, la precedente raffigurazione che eravate abituati a vedere anni fa, erano le immagini invertite del Battista con il Cristo. Dopo un intervento di descialvamento e quindi di eliminazione delle ridipinture, non eseguite da me ma da, sempre seguite dalla sovrintendenza ma da altri tecnici, mi sono ritrovata davanti, e nel momento in cui mi hanno fatto questo abbinamento, ad una situazione un po' disarmante, perché tante erano le lacune dell'affresco fondamentalmente, e quindi c'è stato da parte nostra un lavoro molto certosino e meticoloso di ricucitura a puntini, a rigattini, che è la tecnica nostra del restauro, tecnica alla quale dobbiamo attenerci per delle leggi proprio sul restauro. Quindi man mano a ricucire con tanta pazienza tutti i particolari, i dettagli che siamo riusciti appunto a tirare fuori. L'immagine che vedete adesso è un'immagine molto ricomposta, e quindi di una leggibilità totale, tranne in alcune zone dove appunto tipo uno dei piedi del Battista che non si è riusciti a captare proprio tutta la forma del piede, e le nostre leggi appunto sul restauro ci impongono all'annoio
perché andremmo a fare comunque un falso, perché non sappiamo di preciso come erano appunto le dita o tutta la forma del piede. Ne abbiamo cercato di dare un'immagine di lettura, ma non è stato possibile andare a definire totalmente. Un lavoro di consolidamento per quanto riguarda la struttura muraria è stato effettuato, perché c'erano delle lesioni e delle cadute di colore. Purtroppo era prevista un minimo di spiegazione dei miei lavori con la proiezione di un PowerPoint, che di mattina purtroppo non diventava fattibile per un discorso di luce e colore, ma che con Don Pino ci siamo ripromessi di fare in un secondo momento, e quindi tutti quanti potrete vedere man mano tutte le fasi nostre di intervento di restauro. Adesso sto qui un attimino a sintetizzare, sto sintetizzando quello che è stato il nostro lavoro. Quindi dicevo, abbiamo fatto un lavoro di consolidamento, iniettando delle resine, perché c'erano dei distacchi fra l'intonachino dove noi vediamo la cultura e la struttura muraria dietro. Quindi che ha fatto sì che c'erano confusioni appunto di intonaco cadute. Abbiamo ricostruito una struttura nostra con delle malte idonee e simili a quelle originali, per poi andare ad intervenire con la nostra integrazione vittorica. Nel fonte battesimale abbiamo fatto la biga del marmo, sono marmi policromi, marmi mischi bellissimi, e quindi abbiamo effettuato una pittura, nonché piccole imperniazioni, quindi piccole ricostruzioni di parti mancanti del marmo, con delle malte a base appunto di polvere di marmo, tolto superfetazioni cementizie che erano state fatte da mani improprie, che purtroppo spesso affida a persone del nostro settore, persone che si improvvisano questo lavoro, e quindi vengono effettuati interventi non idonei. Anche nel bulbo del nostro fonte abbiamo eseguito piccoli interventi, anche se era stato anche quello maldestramente restaurato, perché erano stati alterati totalmente i colori di cui era stato composto in origine. Mi riprometto di farvi vedere delle foto e quindi tutta la documentazione fotografica, e di spiegare passo passo in maniera molto più dettagliata quanto da noi è stato eseguito. Grazie. Io dico mio assessore ai beni culturali, il mio compagnone, che ho avuto anche il piacere di conoscere durante la mia reggenza a Siracusa, quindi insomma abbiamo contatti da allora. Saluto tutti, Monsignore, grazie, scusate veramente di questa interferenza, ma vengo sempre per motivi di lavoro, mi sono scusata anche con l'assessore perché abbiamo fatto una consegna alla consegna dei lavori al Ministero della Chiesa di San Benedetto, quindi anche lì era molto coinvolto lo stesso parroco. Cosa dire? Io non vengo a Gran Michele assessore da tantissimi anni, quindi per me è stata ed è oggi un'occasione importante. Qui la città è stata sempre oggetto di grande studio da parte degli archeologi, quindi abbiamo grande riserva, è venuta con me la dottoressa Ussini, che lei è l'archeologa della sovrintendenza, che ha territorialmente si occupa di Gran Michele, e che in diverse occasioni, prima il dottore Batanet se ne occupava così per il parco archeologico di Occhiolà, e quindi è stato appunto oggetto di tanti studi dal punto di vista archeologico, però siccome noi, ed è quello che sempre anche il nostro assessore ci sollecita e ci invita, è quello dell'attività di punizione, quindi di potere questi siti renderli fruibili,
Per fare questo, a partire anche da quello che poi sarà, penso che avremo occasione di visitare anche il museo, che il museo anche quello è un'altra grande risorsa che va certamente rivista e va certamente incrementata, e su questo noi assessori abbiamo tanti di quei beni che possiamo senz'altro, ne parlavamo con la collega Rossica, appunto possiamo veramente integrare per questa nuova o eventuale altra sede del museo civico, che su cui certamente ragioneremo nei tavoli giusti. Poi l'ultima cosa, perché certamente vorrei passare la parola agli addetti ai lavori, è la gestione di questi beni. Diventa difficile, questo mi rivolgo al sindaco, che a lei saluto, perché il parco archeologico, per esempio, io adesso venendo ho voluto guardare un attimo, e certamente essendo non fruibile e non fruito, anche questo va sicuramente rivisto, riletto. Noi abbiamo un assessore sensibile a questa, soprattutto proprio al poter dire di questi beni, dobbiamo, sia attraverso i percorsi stradali, che certamente non rendono facile il raggiungimento dei siti, però certamente si deve fare un buon lavoro, ma questo è il lavoro sinergico, anche questo, comune, regione, è sempre stato comunque negli ultimi tempi portato sempre avanti, e ne è testimonianza sia il nostro governo, ma soprattutto l'assessore nella sua persona. Grazie ancora e buon lavoro. Prima di cedere la parola a Sua Eccellenza il Vescovo, volevo ancora di cuore ringraziare il padre Salvo Luca, mio predecessore, che ha gestito l'ultima parte in vista dell'inizio dei lavori. Doveva essere presente, ma lui è impegnato col seminario, come sappiamo, a Catania. Peraltro oggi anche il giorno del suo compleanno, quindi in differita online facciamo gli auguri più affettuosi e sinceri. Sono 40 anni, quindi e volevo anche ringraziare padre Fabio Raimondi, che è il nostro direttore diocesano, anche regionale, dell'ufficio beni culturali, che doveva essere presente ma ha avuto un impegno importante, e quindi ecco, lo salutiamo e lo ringraziamo. Eccellenza, la parola a lei. Per brevità di tempo saluto ciascuno di voi e ringrazio della vostra presenza, non faccio elenchi per evitare. Vorrei semplicemente spendere una parola sul fatto che noi abbiamo recuperato manufatto di qualità liturgica, di qualità ecclesiale. Questo è una chiave di lettura che non dobbiamo mai dimenticare, e in questa qualità liturgica e qualità ecclesiale abbiamo recuperato un battistero che c'ha tutta una sua logica, è una chiave di lettura di questo spazio. Come sapete, uno spazio liturgico e ecclesiale non è uno spazio soltanto, è un concentrato di tempo, di storia, di vissuto. Ecco, non entro in questa particolarità. Voglio semplicemente specificare qual è il ruolo, il senso di un battistero in una chiesa, perché anche questo è una storia che ha avuto dei tempi, delle espressioni e delle collocazioni diverse. Siccome ecco, la qualità di vita che qui in chiesa, in uno spazio liturgico, si respira, non è la vita che noi conosciamo, ma è la vita nuova, la vita rinnovata, che appunto attraverso il battesimo riceviamo. Quindi qui noi entriamo in una dimensione, in una profezia sulla vita, sulla storia, che non dobbiamo mai dimenticare, per cui c'è un inizio, c'è un cammino, c'è un percorso. Qui dovrebbero essere evidenti le qualità dei percorsi che noi facciamo. Voi sapete che esistono diversi movimenti, c'è il movimento unidirezionale, c'è quello circolare, c'è quello che per esempio nella città sono le strade, le piazze, e
strade servono per collegare, le piazze servono per muoversi restando, quindi c'è tutta una logica e anche qui tutto questo si dovrebbe vedere. Voi sapete che normalmente il discorso del battistero ha una storia e ha anche una sua problematicità. Faccio velocissimamente due riferimenti, anzi tre. Siccome il battistero è quello che ci concede quella qualità di vita per cui possiamo qui celebrare i misteri della nostra salvezza, faccio un esempio, un rimando, ecco, Pisa, Firenze, il battistero era fuori, perché l'idea era che per essere cristiani e dunque vivere che quello che qui si celebrava era necessario prima, altrove, diversamente, ricevere quella vita nuova, quel vestito nuovo, le bianche vesti. Benissimo. Poi siccome questo pensiero è stato nella riflessione teologica e dunque liturgica, come dire, si è evoluto, il battistero è stato collocato nel tempo nel muro perimetrale, come le chiese erano orientate, vuol dire guardavano ad oriente, qui non lo so se questa è orientata da un punto di vista ecofisico, l'oriente dov'è qui da questa parte? Non lo so. Da questa parte. Normalmente però una chiesa c'ha sempre un occidente che è dove è la porta, un oriente che normalmente è la zona absidale dove si collocava per lo più una finestra, cosa che alcune volte poi non si capiva, vedi alla Cappella Palatina ci hanno messo nuovamente nel tempo il mosaico della Vergine, ma il motivo era perché la luce che entrava nelle chiese doveva essere la luce dell'oriente che sorge e non quella dell'occidente. Normalmente, vi dicevo, il battistero si collocava nel muro perimetrale perché tu entravi da fuori, e poi c'era tutto il rito che diceva rinunzio alle tenebre, dunque all'occidente dove il sole cade, scendevi tre gradini, anche quelli simbolici, risalivi ed entravi nello spazio e guardavi oriente verso la luce, eri stato illuminato. Voi sapete, per esempio, in greco, ecco, la liturgia orientale, il battesimo viene chiamato cosmos, illuminazione, questo folgore di luce. Quando normalmente poi questo discorso di poterlo mettere nel muro perimetrale diventò complesso, complicato o anche economicamente dispendioso, normalmente si allocò, si collocò il battistero sempre nella parte e qui iniziare della chiesa, come in questo caso, perché l'idea non si doveva perdere, che tu puoi entrare in questo spazio solo attraverso quella chiave di lettura battesimale, dunque liturgica. Quindi capite benissimo, e sono d'accordo con tutti quelli, che questa chiesa, sì, quando è stata il 18 dicembre del 2011, è stata consacrata, mancava della sua porta d'ingresso, che non è quella dal punto di vista liturgico, era il battistero che purtroppo non permetteva di leggere esattamente. Quindi capite, io applaudo perché il restauro di un battistero non è soltanto di un manufatto artistico di grandissimo valore, ma di una chiave simbolica necessaria perché quello che facciamo qui abbia il suo senso, abbia la sua logica, altrimenti rischiamo per davvero di vivere dei pezzetti dei momenti. Siccome questo non è il luogo in cui dobbiamo fare tutto questo percorso simbolico e liturgico, voi sapete che in altre occasioni tentiamo di farlo, ecco, sono per davvero contento che dobbiamo recuperare la bellezza, ecco, di un manifatto per recuperare la bellezza di quell'uomo nuovo, del battesimo che tutti siamo, che viviamo, che sperimentiamo. Dunque grazie a tutti quelli che hanno contribuito a rendere leggibile, evidente tutto questo e grazie soprattutto a voi che adesso quello splendore che è fuori, che è un'opera, deve risplendere nella vita, nella comunione, nella reciprocità, nelle relazioni belle e rinnovate che abbiamo vissuto. Grazie veramente a tutti. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace sia con voi. Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Fratelli e sorelle, siamo qui ancora riuniti per questa celebrazione, pieni di gioia. Inauguriamo il fonte battesimale dopo i lavori di quest'aula. Verremo confermati come eletti di Dio, rinati alla vita nuova. Per divina misericordia entriamo tutti sempre a far parte della Chiesa, popolo che Dio si è acquistato, uniti a Cristo, primogenito tra molti fratelli, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito di adozione e abbiamo il privilegio di rivolgerci a Dio con la libertà dei figli, chiamandolo Abba Padre. Adesso vogliamo rivolgerci a Dio nostro Padre con la preghiera che ci fa tutti i suoi figli e fratelli, perché vi dicevo, tra i cristiani questo non è una finzione che siamo una cosa sola, ma ha una sua radice, un suo fondamento. Animati dallo Spirito del Signore possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberarci dal male. Per ragioni di opportunità, capite bene, l'assemblea resta tutta ferma dov'è, se mai vi girate, Sua Eccellenza il Vescovo, tutti qui le autorità presenti, ci recheremo al fonte per la benedizione. Il momento della rinascita accresce incessantemente il numero dei tuoi figli, fa che i rigenerati a questo ponte di salvezza rendano gloria al tuo nome con la testimonianza della vita e manifestino a tutti la santità della Chiesa Madre, per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo tutti in pace.